Ciao da Alex Onofri, in questo video parliamo di persuasione occulta, di persuasori subliminali e di manipolazione. Ok, vedremo come conoscerla, da dove proviene in un certo senso, cosa muove e anche come difendersi e magari anche utilizzarla. Allora, in questo video mi baso, seguo una linea su questo libro che si chiama I persuasori occulti, è di Vance Packard e la cosa strana è che è un libro del 1955 e voi potreste dire, ah, è un libro antico, è un libro superato, eccetera, probabilmente è così. Però il primo concetto su cui voglio farvi focalizzare è questo. Se questo libro antico di 70 anni fa esiste, significa che cavolo, da quanto tempo la società, le aziende, la pubblicità, la televisione e tante altre persone studiano queste tecniche subliminali, manipolatorie, persuasive, seduttive, coercitive di comunicazione occulta. Sono tanti anni, ok? Anche perché questo libro riporta dei fatti, degli avvenimenti, tutti scientificamente, non scientificamente, però tutti dimostrabili, nel senso, cioè dimostrabile il fatto che sono stati utilizzati, quindi ci sono tutti i dati, tutte fonti fisiche, non è che l'autore si inventa niente, praticamente di degli anni, fine anni, cioè il primo dopoguerra, ok? Quindi immaginate oggi a che livelli di perfezionamento sono arrivati. Allora, praticamente, non so se consigliarvi questo libro, sicuramente è un libro un po' pesante, perché sono quasi 300 pagine, e praticamente riporta tanti fatti politici, sociali, commerciali, eccetera, eccetera, su come viene manipolata la comunicazione, l'informazione, la pubblicità, eccetera, per favorire politici, prodotti, multinazionali, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che i metodi, alcuni sono stati superati, come ad esempio i messaggi subliminali, quelli il solito frame da un ventesimo di secondo che viene mandato per farvi bere Coca-Cola e mangiare popcorn, che praticamente è un pochino una bufala nella sua utilità, fino a sistemi di persuasione molto più semplici, molto più strategica, che oggigiorno neanche può essere più identificata. Ok, allora, il mio obiettivo principale nella creazione di questo video è stato il far capire che esiste un mondo occulto, subliminale nel senso nascosto, che praticamente marcia, tra virgolette, contro di voi, perché a volte non è contro di voi, a volte per offrirvi delle soluzioni alle vostre esigenze, però diciamo che non lo fa per voi, lo fa per muovere un'industria di potere, di soldi, di controllo, eccetera, eccetera, che poi a volte viene a vostro favore, come, non lo so, l'aspirina che vi toglie il dolore, oppure può anche venire a vostro sfavore, della serie se non hai il tacco 20 cm allora non sei figa e quindi tutte porteranno il tacco 15 o 20 e tu sarai portata a dover fare la stessa cosa, quindi diciamo così, non viene manipolata più l'informazione ma viene manipolata la situazione sociale che ti obbliga ad essere allo stesso passo con gli altri, altrimenti vieni snobbata. Vabbè, comunque, sia a parte questi discorsi, devi sapere che esiste una serie di, appunto, persuasori occulti, quindi comunicatori, ricercatori e curatori occulti che vogliono ottenere delle cose da me, da te, da voi, da tutti gli altri. E il primo passo per difendersi è conoscerli. Allora, con questo libro, ad esempio, si impara a capire non tanto quali sono i metodi oggigiorno utilizzati, eccetera, ma si impara a capire, che ora vi farò vedere degli estratti, un po' la psicologia
la nostra stessa psicologia su cui cadiamo in fallo, ok? E ci sono degli esempi molto lampanti nella loro semplicità. E noi ci andiamo ad immaginare chissà cosa, il controllo mentale tramite un chip, oppure le onde neuronali dei marziani che da sopra ci controllano, oppure le scie chimiche, che poi io non conosco il fatto delle scie chimiche, quindi non apro la discussione, però per dire che non c'è bisogno delle scie chimiche, non c'è bisogno del chip sottocutaneo o all'interno del nucleo del cervello per controllarci, non c'è bisogno della manipolazione coercitiva del controllo sociale. Oggigiorno c'è la comunicazione efficace, oggi c'è la ricerca delle esigenze e di come funziona la nostra psicologia e la nostra coesione sociale, di come funziona la nostra società, le nostre esigenze, e da lì vengono mandati dei messaggi molto tranquilli, molto simpatici, molto sorridenti, che però vanno a definire esattamente come noi decidiamo, come noi viviamo, come noi compriamo e anche come noi aiutiamo o facciamo del male agli altri, ok? Allora, praticamente il discorso, ovviamente, come ti puoi immaginare, è complesso, è lungo, è infinito. Io ho l'obiettivo di un pochino risvegliare la tua sensibilità verso queste cose per essere un pochino più strong. Perché? Perché se vuoi essere strong devi conoscere un pochino cosa ti manipola, che manipola anche me, manipola gli altri, e quindi un po', se vuoi essere strong, quindi indipendente, ossia il vero te stesso, la vera te stessa, devi conoscere cosa ti porta fuori dal pensare, agire e percepire e scegliere in modo libero, ok? E poi ovviamente, dato che io non sono mai troppo buono, ti dico anche che se è vero che queste cose funzionano e funzionano, perché non studiarle per il proprio vantaggio? Tanto sapete che dagli anni 40, cioè già da Mussolini, Hitler, che studiavano Gustav Le Bon, La psicologia delle masse, un libro che magari puoi dare un'occhiata a livello storico, lo studiavano questo libro, Psicologia delle folle, delle masse, adesso una roba simile, per capire come comunicare, e mi sembra che hanno avuto abbastanza successo a livello comunicativo. Quindi è quasi un secolo, o anzi un secolo, che la società, le dittature, i governi, i politici, le industrie e tutti gli altri studiano per indottrinarci, per manipolarci. Ma oggigiorno il bello o il brutto è che anche il nostro vicino di casa, spero non i miei, che anche il vostro vicino di casa, la vostra vicina di casa, studia libri come questo oppure guarda i video come i miei per cercare di ottenere qualcosa di voi, da voi. Ok? Quindi io non dico soltanto di criticare tutte queste cose, ma dico di utilizzarle per i vostri fini, per i vostri scopi. Tanto, come stavo dicendo prima, è più di un secolo che la gente studia queste cose, quindi al posto di essere solo vittima inizia ad essere anche utilizzatore finale di questi elementi. Allora, per come fare, su quest'ultima frase che ti ho detto, cioè per utilizzare queste cose, non so, fai dei corsi, formati, leggi dei libri, guarda i miei video che sono tutti gratuiti in questo canale o nel mio blog, seguimi in Facebook, eccetera, e in questo modo avrai le ultime tecnologie, le migliori tecnologie per fare questo. Però andiamo a vedere qualcosa di simpatico da questo libro. Allora, praticamente qui inizia a parlare di una congiura tra scienza e pubblicità. Quindi la pubblicità, dice Vance Packard, ha iniziato ad utilizzare la scienza per essere più efficace. Poi vedremo che anche la politica ha iniziato ad utilizzare la scienza psicologica e sociale per essere un pochino più efficace. E praticamente voglio provocarti un po', chi è rimasto indietro sei tu. Cioè la persona che magari non è multimilionaria, non è multimiliardaria, ma cerca di fare la sua vita in modo razionale, in modo da far quadrare i conti, da avere una vita piacevole, eccetera.
E quando tu cerchi di rispettare gli altri, di fare il buono, la buona, cerchi di dare i 2 euro alla vecchietta che è rimasta senza tetto, e questo fai anche bene, eccetera, però ti immagini un mondo buono di palloncini e coniglietti rosa, la gente ti sega la schiena con delle tecniche manipolatorie. E quindi tu ti ritrovi con l'avere delle esigenze che poi nessuno avrebbe se non fossero state indotte, e che ti tolgono la libertà economica, la libertà sociale, la libertà di scelta, eccetera. Prova a non far fare la comunione a tuo figlio e vedrai che già diventa una mosca bianca. Perché? Perché tutti nella sua classe fanno la comunione, tuo figlio non la fa, e quindi, ma chi è testimone di Geova? Ma cos'è? Che problemi ha? È qui e qua, sopra e sotto, ok? Cioè, soltanto per farti un esempio. Quindi praticamente qui parla addirittura di azione della scienza che modifica il cervello, il programma di comportamento che manipola i dati genetici, trasforma in misura impressionante la vita. Ovviamente qui viene enfatizzato, però vediamo alcuni esempi pratici. Cioè, per dire, delle figure che vengono utilizzate per manipolarvi nella politica, nel commercio, eccetera, sono questi: analisti del tono della voce, sezionatori psicografi, psicolinguisti, neurofisiologi, esperti della comunicazione subliminale, psicobiologi, tecnici dell'ipnosi, condizionatori operativi, specialisti di psicometria, tecnici della condensazione del messaggio. Vabbè, che un pochino qua l'avrà montati, però per dire che questi persuasori occulti hanno molti strumenti e si servono proprio della scienza. Qui dice: la nostra esistenza quotidiana è sottoposta a continue manipolazioni di cui non ci rendiamo conto, metodi presi a prestito dalla psichiatria e dalle scienze sociali, l'impiego della psicanalisi di massa nelle grandi offensive di persuasione sta ormai alla base di una industria multimiliardaria, ma questo già si sapeva. Vi faccio un esempio che qua riporta in modo classico, che è uno degli esempi un pochino più semplici, un pochino più palesi. Allora, praticamente hanno fatto uno studio per sapere quale fosse il miglior colore del flacone di un detersivo per panni. E praticamente hanno fatto un flacone, hanno dato a migliaia di persone dei flaconi, alcuni gialli e alcuni blu. E praticamente cosa hanno visto? Che a parità di prodotto il flacone giallo aveva come responso che questo detersivo per panni era troppo aggressivo e addirittura rovinava il tessuto. Invece quelle col flacone blu, che avevano utilizzato esclusivamente il flacone blu a parità di detersivo, sostenevano che la risposta fosse che praticamente questi tessuti che venivano lavati, questi capi d'abbigliamento, venivano puliti poco e addirittura lasciavano degli aloni, delle macchie, e non sapevano neanche se fosse soltanto stata l'acqua calda e senza detersivo a lavare questi panni. E allora cosa hanno fatto? Hanno creato un flacone blu con dei puntini, tanti puntini gialli, e poi hanno rifatto il test. E tutti hanno, quasi tutti, hanno praticamente, con lo stesso prodotto effettivo, hanno dato il feedback di questo tipo, dando aggettivi come straordinario, meraviglioso, per descrivere l'effetto del detersivo contenuto in quella scatola, in quel flacone. Cioè, quindi immaginate che noi siamo manipolati, purtroppo in questo caso, dalla nostra stessa percezione. Però, dato che la nostra stessa percezione è conosciuta da chi vende questa cosa, e vi parlo di quasi 70 anni fa, voglio dire, anzi sì, di più di 70 anni fa, chi ci vende le cose che tu indossi, il come sei, le scarpe che hai, la roba che ti circonda, dato che conoscono questi nostri bug psicologici, se ne servono per manipolarci. Quindi, che significa? Significa che
lo stesso prodotto potrebbe costare il doppio soltanto perché tu hai una percezione di questo prodotto più forte perché ha una confezione leggermente più gialla. È per questo che io dico sempre nei miei corsi, nel mio training, anche nei miei video, quindi anche in questo momento ovviamente, dico sempre di verificare il risultato in modo oggettivo, non ciò che voi percepite del risultato, ma il risultato reale, perché altrimenti vi prendete le fregature. E questa è una prova pratica. Come dicevo prima, alcuni pilastri che già più di 70 anni fa erano stati individuati per poter proporre candidati politici, prodotti e qualsiasi altra cosa, anche l'ideologia sociale, è la tendenza al conformismo. Quindi se lo fanno tutti devi farlo anche tu, e quindi vi faranno vedere che tante persone vogliono o fanno questa cosa, così voi tendete a conformarvi, e il bisogno di sicurezza, ok? Allora io devo dire che anche nel mio caso ciò che propongo io, quindi il mio training, i miei corsi, fanno molta leva sul bisogno di sicurezza. Però sapete qual è la differenza tra un mio corso e il comprare una macchina molto grande? È che la macchina molto grande vi illude di sentirvi sicuri, ok? Perché poi non è che la vostra vita cambia perché avete la macchina più grande, non cambia niente, anzi cambia che dovete lavorare quella mezz'ora in più al giorno per comprarla. Invece con i miei corsi e il mio training voi sapete come essere sicuri ed ottenere risultati che poi vi rendono ancora più sicuri, cioè risultati pratici e non soltanto una percezione. Cioè la percezione arriva ma dai vostri risultati e da qualcosa di utilizzabile. Quindi anche io faccio ricerche di mercato, vedo i vostri feedback ovviamente, però la differenza tra un fornitore di servizio reale, come piace essere a me, e un manipolatore, che il manipolatore fa leva fregandovi e fa leva sulle vostre debolezze, le vostre necessità, per illudervi della del vantaggio, ok? Compra le caramelle nere perché sono più potenti, compra le caramelle gialle se vuoi essere più felice, ok? Una roba simile. Anche delle bevande molto famose, ora non dico il nome, però sono state modificate nel nome, rendendole più scure, più nere e roba simile, soltanto perché il pubblico di riferimento era un pubblico più maschile, più giovanile e quindi più aggressivo. Però costavano un terzo più e la confezione era più scura, ma il prodotto cambiava di quasi niente, anzi credo che praticamente nessuno senta la differenza di prodotto reale. Quindi state molto attenti a ciò che comprate e ciò che percepite, su cui poi fondate le vostre scelte. Altre ricerche di mercato le fanno proiettando delle pubblicità in dei cinema e praticamente con delle telecamere molto sensibili valutano la frequenza del battito delle vostre ciglia. E come dico anche io, perché io, sapete, insegno anche comunicazione non verbale, la frequenza del battito di ciglia va ad indicare la tensione emotiva. Ok, quindi più una pubblicità è qualcosa crea una tensione emotiva, e più sappiamo che questa pubblicità o prodotto, discorso, eccetera, crea un'emozione. Poi bisogna valutare se questa emozione è positiva o negativa, ma questo verrà, decodificato successivamente. Oppure in alcuni posti in cui fanno ricerca proprio diretta utilizzano ciò che è detto galvanometro, o almeno una volta lo chiamavano così, che sono dei sensori che vanno a verificare quanto la nostra pelle induce elettricità. Perché? Perché quando noi proviamo un'emozione creiamo un micro sudore, che praticamente, il sudore sapete è acqua, va a rendere la pelle un pochino più induttiva a livello elettrico. Adesso io non sono un tecnico specialista di elettronica, quindi scusate se uso termini un po' spartani, però praticamente con questi sensori più la vostra pelle conduce elettricità e più voi siete emozionati, ok? Diciamo che è anche la base della macchina della verità, cosiddetta macchina della verità, che poi insomma ha dei pro e dei contro, eccetera eccetera. Oggigiorno esistono delle tecniche molto più avanzate, come l'analisi dei micromovimenti, delle microespressioni, dei microcomportamenti, di cui mi occupo anche io, però per dirvi che è più di 70 anni, cioè 30-40 anni prima di quando
sono nato io in pratica che questa roba già viene studiata e riportata nei libri. Quindi immaginate quanto siamo e siete, soprattutto voi che magari non studiate quotidianamente queste cose, indietro rispetto a chi vuol fregarvi. E questo va tenuto conto, perché dobbiamo un pochino aggiornarci, sensibilizzarci a questa cosa per capire che altrimenti non siamo liberi delle nostre percezioni, scelte, acquisti e azioni. Poi per dirvene altre, così giusto per curiosità, vi dico che secondo alcuni psicologi l'occhio della donna è attratto immediatamente dai prodotti contenuti in involucri rossi, mentre lo sguardo dell'uomo corre distinto agli involucri blu. Beh, per dire che insomma sono tutte tecniche, tutte ricerche psichiatriche per capire come noi ci muoviamo anche psicologicamente. Dice che l'assaggio gratuito di sottaceti e cubetti di formaggio infilati in uno stuzzicadenti si è dimostrato un'efficacissima arma pubblicitaria. Però vabbè, questo insomma non è che ci voleva uno studio scientifico. Praticamente poi nella parte finale parla qualche pagina, in qualche pagina, cioè nella rivisitazione agli anni 80, cioè per dire, parla anche dei messaggi subliminali. Quindi parla di un professore di scienza delle comunicazioni che scrisse un libro chiamato Subliminal Seduction, e questo si chiama Wilson Bryan Key, e praticamente afferma che al tempo c'erano almeno 13 ditte negli Stati Uniti che erano praticamente specializzate nel produrre messaggi subliminali rivolti alla pubblicità. Beh, diciamo che, come ripetevo forse prima, i messaggi subliminali sono stati resi famosi da un articolo di, non so se era Vicario o altri, va bene, ma credo di sì, che praticamente avevano affermato, per promuovere la propria azienda di sviluppo pubblicitario, avevano praticamente fatto sapere che quel famoso fatto del popcorn, di Coca-Cola, no, proiettato negli schermi del cinema, aveva prodotto un incremento altissimo di vendite. In realtà lui stesso affermò successivamente che era stata una bufala per autopromuoversi. Quindi in questo libro alla fine dice: ma negli anni 2000, dopo il 2000, cioè già che adesso sono 15-16 anni fa, forse metteranno cose elettriche addosso per manipolarci. Ecco, tutto questo non è avvenuto, quindi i finali apocalittici descritti e ipotizzati da questo libro non sono avvenuti. Però è avvenuto qualcosa di più apocalittico, che la seduzione manipolatoria, persuasoria, occulta, subliminale è diventata non percepibile, non riscontrabile, perché si sono evoluti così tanto che non hanno più bisogno di microchip, non hanno più bisogno di tecniche occulte, tecniche meccaniche, elettriche, magari individuabili, per motivarci o demotivarci dal fare, pensare, sentire tutto ciò che vogliono o non vogliono. Quindi il metodo migliore per difendersi, essere se stessi senza manipolazioni, capire e anche utilizzare questa roba per i propri fini è studiare le nuove tecnologie. E le nuove tecnologie ruotano tutte intorno al come pensiamo e al come utilizziamo la nostra comunicazione, anche per capire la comunicazione più avanzata. Se guardate in Italia, in questo periodo ci stanno i 3, 4, 5 maggiori politici che sono dei grandi maestri di comunicazione sociale, di comunicazione efficace, anche persuasiva, seduttiva e subliminale. Ok? E alcuni, almeno metà di loro, fanno utilizzo di tecniche pubblicitarie di impatto e soprattutto di messaggi indiretti ipnotici, ok? Perché dico questo? Perché vengono utilizzate, come dico in altri miei video specifici, dei costrutti linguistici prettamente derivanti da quello che io chiamo linguaggio ipnotico e su cui mi sono specializzato e tengo anche dei corsi, quindi per dire, non è che me le invento le cose, ok? Va bene, spero che questo video ti sia piaciuto, che ti sia
utile, ovviamente è un video passivo, non è che ti do una strategia pratica, però voglio risvegliarti e farti capire che devi aggiornarti e farlo per rimanere o diventare strong, quindi la persona che veramente vorresti essere, diventare e per ottenere ciò che vorresti avere davvero. Ciao da Alex Onofri.